Buonasera, ben ritrovati. Un lunedì intenso per la nostra rubrica Sail to You. In realtà questa è un'intervista che avrei preferito fare tra un paio di settimane, perché il nostro ospite di questa sera è Albertino Riva. Ciao Alberto, che debuttava col suo nuovo Class 40 acrobatica alla Transat Jacques Vabre, la rotta del caffè, divisa in due, in una micro tappa, diciamo, dalla partenza di Le Havre a Lorient e poi ripartita verso la Martinica a causa delle perturbazioni, delle depressioni. Ma in questa prima micro tappa Alberto si è fatto male, dopo ci racconterà bene, si è rotto il piatto tibiale, un infortunio più da sciatore che da navigatore, e quindi adesso è a casa a Milano con il gambone. Intanto ti faccio i miei auguri di recupero il più veloce possibile, però è un ospite perfetto per commentare quello che sta succedendo nella Transat Jacques Vabre e anche per commentare il fresco trionfo nella mini Transat di Luca Rossetti, velista italiano, che diciamo prosegue nella fila di grandi risultati che cominciano con la vittoria di Bogi Beccaria, il tuo secondo posto, e adesso ancora, insomma, momenti gloriosi per i velisti solitari e transoceanici italiani. Intanto, come stai? La gamba fa male? Che prognosi hai? Insomma, adesso incomincio a stare meglio. Sono stati giorni un po' complicati dopo l'operazione. Insomma, chiodato nel letto. Ho fatto abbastanza male, dirò. E adesso sono senza gesso, sto pian pianino recuperando un po' la mobilità, e comunque per i prossimi 45 giorni divieto assoluto di carico, e quindi poi dopo comincerò pian pianino ad appoggiarlo, e diciamo in due mesi e mezzo probabilmente potrò andare in giro senza stampella, ecco. Questo è certo, ma adesso devi ancora stare, diciamo, allettato o ti puoi spostare con la stampella per casa? Ma sì, posso incominciare a spostarmi in bagno, cucina, eccetera, però comunque appena metto in piedi c'è un piede che diventa esplode, quindi non è una posizione comoda ancora, quindi certo. La barca è rimasta a Lorient, anche perché comunque poi tu, diciamo, dal punto di vista professionale fai base più in Francia che in Italia. Ma sì, la barca è rimasta lì a Lorient, l'abbiamo messa in secca, e sì, probabilmente faremo base lì, che è, insomma, un buon centro di allenamento dove tante barche di alto livello, quindi sì, la barca è in sicurezza, e niente, adesso dobbiamo soltanto guardare un po' verso i prossimi appuntamenti, ecco, che saranno ad aprile, quindi in realtà cade anche bene questa questa rottura. Hai capito subito che sarebbe stata una roba, diciamo, irreparabile quando... Adesso, anzi, poi ci racconti anche la dinamica. No, in realtà non so. No, all'inizio non ero così sicuro, no. Cioè, perché, comunque, ero a Pua, stavamo... Io e Gian eravamo a Pua, stavamo per ridare il fiocco, il J1, e io stavo andando a mettere la dritta e Jean toglieva il sacco, e niente, stavo saltando su un'onda e riatterrando, sono atterrato sul ginocchio e ho visto le stelle e sono giusto riuscito a trascinarmi verso poppa. E poi arrivato in pozzetto,
mi è partito il vibrone d'adrenalina, che insomma mi ha fatto capire che forse un po' più di quello che mi immaginavo. E poi in realtà è stato 24 ore in barca e continuato a fare male, chiaramente, preso degli antidolori fisici forti, però cioè, che me la fossi rotta veramente non ci cioè, giù, boh, mi sembra complicato. Poi pensavo che mi sembrava veramente complicato ripartire dopo 5 giorni, quello sicuramente, però che me la fossi rotta anche giù, ma no. Infatti anche il dottore della regata quando sono arrivato mi ha detto ah, pensavo molto peggio perché non era neanche molto grave. Poi no, però poi arrivati all'ospedale, fatta la radiografia, si è visto La che è magagna. successo, la magagna, sì, quindi niente. Cioè adesso c'è un bel placcone di titanio con bei 12 vitozze autofilettanti. Una Suonerai a cinquantina di Nestle grassetti. negli aeroporti. Sì, esatto. Vabbè, insomma, Fuoristrada 40 adesso. l'hai presa con un buono spirito, insomma, tutto sommato, mi sembra di capire, d'altronde non c'era molto altro da fare. Vabbè, non devi fare. Certo. Se la prendi male non finisce più. Quindi Vabbè, insomma, forse il rammarico è ancora più forte. Vedendo che, insomma, comunque gli italiani continuano a essere protagonisti della regata, che evidentemente la vostra barca, che ricordo è lo stesso progetto di quella di alla Grande Pirelli di Ambrogio Beccaria e anche di Influence 2 di Fornaro, è veramente una super barca. Adesso ovviamente non siamo in diretta in questo momento, quindi non abbiamo l'ultimo bollettino delle previsioni, ma la flotta si è abbastanza riunita e soprattutto Ambrogio e Alberto Bona sono lì, insomma, sono tra i protagonisti assoluti. Eh sì, sono in testa, guidano, tutte e due per questa opzione comunque sono tra i più a tutta la flotta, che insomma, a vedere lo scenario non sembra una brutta scelta, anche se potrebbe riservare delle sorprese più avanti, perché adesso negli ultimi giorni è venuta fuori una depressione che potrebbe rompere l'Aliseo e questo vorrebbe dire che fare una rotta nord potrebbe Aver più vento. arrivare di parecchio più prima degli altri. Insomma, molto rischiosa, eccetera, però si sta aprendo questa possibilità, è un po' quello che stanno andando a cercare gli Imoca. Infatti la flotta si è divisa in due, e più o meno le ragioni sono le stesse. Sono molto curioso di sapere come andrà a finire Certo, sulla ma flotta Imoca. tu controlli la situazione ora dopo ora o perché l'aggiornamento, diciamo, del No. Comuni è una volta ogni ora, no? No, guarda, ti dirò che in questi giorni ho avuto veramente poche energie e poca testa per Certo. guardare. Sì, ogni tanto me la guardavo al telefono, cioè, ma non nulla di. Cioè, non tanto. Adesso, già da oggi, sto decisamente meglio. Oggi ci ho dato un occhio un pochino più approfondito. Certo.
No, adesso mi riattacco un po' alla regata. Esatto. No, tra Sono l'altro c'è stato questo concentrato su te sulla stesso. zampa. Esatto. Tra l'altro c'è stato questo fatto che a un certo punto, diciamo, Boggi è partito molto forte e poi a un certo punto, come dire, non si capiva bene come mai avesse perso tanto terreno. E poi lui ha pubblicato una storia in cui si vede che va a liberare il bulbo da, non ho capito se delle reti, insomma, qualcosa che tra l'altro è stato anche divertente. Perché mi pare su Facebook sua mamma ha commentato non dirlo alla mamma, una roba del genere. E da lì effettivamente ha ripreso l'andatura. Cioè un pezzo di rete in un bulbo può fare così tanti danni dal punto di vista delle Ma prestazioni. adesso io non so quanto era grossa, eccetera, dalla foto non sembrava gigantesca, comunque era lenta, non so se era l'unico pezzo di quella rete, magari non sono riuscito a recuperarla tutta. Però sì, c'è cioè, un'alga, un qualcosa sulla chiglia, cioè, fa tanto, cioè, anche se è poco, ma lo moltiplichi per tante ore, poi si equivalgono miglia. Quindi, infatti, a bordo abbiamo cioè, no, non una, ben due telecamere a chiglia, Ah, ecco, era questo quindi proprio che per volevo tenere chiedere, se c'è d'occhio. un modo di controllare senza andare sott'acqua o bisogna andare a verificare. No, Invece lì abbiamo abbiamo due una. telecamere con due luci diverse per vederla anche di notte. No, fondamentale perché poi soprattutto più ti avvicini poi verso i Caraibi, più la situazione Sargasso diventa sempre più complicata e tenere d'occhio le alghe che ci sono. Si continua ad Beh, attaccare la chiesa dentro, a un certo punto diventa infernale. tra l'altro è stato fortunato perché ho visto che diciamo, si è immerso in costume, mi sembrava, cioè, fortunatamente era già in una situazione di mare con una temperatura decente, perché se capitava quando era più a nord, cioè, sarebbe stato Sì, anche non credo scivolato. neanche che sarebbe immerso, Esatto. cioè l'ha fatta anche perché secondo me era dentro la dorsale, barca praticamente ferma. Boh, a un certo punto se ne approfitta per togliere anche questa cosa qua. Poi non credo che tutto quello che abbia perso sia stato per questa rete, anche se era trovata una zona Certo, con meno aria certo. e non è difficile da sapere. Cioè, a vedere la foto non mi sembra tanta roba. Senti, intanto sono Non arrivati, giustifica quella. certo, intanto sono arrivati al traguardo due dei multiscafi grandi, quelli di 100 piedi, che sono partiti e non si sono dovuti fermare. Proprio perché, diciamo, la velocità pazzesca che fanno queste barche li ha aiutati a non rimanere coinvolti nelle depressioni. E ha vinto, direi, un po' secondo pronostico, Bar Populaire, no? Beh, secondo pronostico, cioè, due barche di altissimo livello, cioè, secondo me tutte e tre si potevano giocare, cioè, Bank Pop, SVR e Gitana, tutte e tre barche di ultimissima generazione che, insomma, se la possono perfettamente battere. Beh, ha fatto una bella regata. Actual è un po' più indietro come progetto sicuramente e su Debo pure anche un po' meno, Certo. ma per quella. Però Sono secondo me le tre macchine. barche lì sono tutte e tre potevano vincere. Poi una regata così, cioè, su quelle barche lì rompi una cagata, cioè posso andare a 40 nodi, stai fermo per 10 minuti, cioè ci hanno già fatto 10 miglia, cioè nel senso. Sono macchine impressionanti. Diciamo, tu hai navigato abbastanza con Maserati, ma queste sono un altro pianeta.
Ah, sì, va un altro pianeta, sono un po' più veloci, un pochino più grosse, insomma, mi sembra che no, è lo stesso pianeta un po' più grosso, credo. Cioè, Sì, non vabbè, è... cioè fanno altre velocità, sono, poi vanno o in due o da soli, insomma, su Maserati mediamente siete in 4-5. Sì, no, chiaro. Certo, Maserati poi anche lì su quella barca lì si faceva il solitario, poi la classe è cambiata, eccetera, quindi proprio è stata adattata più all'equipaggio. Però sì, non direi completamente in mondi diversi. Poi io lì non ci sono mai saliti, ma le velocità, cioè, sì, vanno un po' più veloci, ma non è che adesso siano completamente un'altra cosa. Volano in modo molto più stabile, probabilmente. Però cioè, direi che le sensazioni sono simili a vederle così in Non so, a vederle foto. da fermo sembrano più complicate, ecco, poi, poi magari Ma appunto. sicuramente sono delle macchine complesse con il qua, poi là, tanti impianti, sistemi, idraulica, eccetera. Sono sicuramente delle macchine complicate, sicuro. Però si può arrivare, come dire. Sì, certo, però insomma anche un Class 40 è simile a un, vabbè, gli Mokka sono foilati, però insomma non è la stessa cosa navigare su un Class 40 o su un Imoca, insomma. Sì, forse le differenze in realtà, hai ragione tu, tra Class 40 e Imoca sono più grandi che tra Beh, sono un po' di Maserati, più. certo, un certo Sì, piede. credo di sì, un po' di più. Quindi. Poi non lo so, non c'è mai stato, quindi Certo, te lo dico sì. quando A ci sai. proposito di Moka, bella regata anche loro. Ovviamente su una regata così breve, Prismian di Pedote, paga, come dire, paga pedaggio, per cui lì che insomma naviga tra la quindicesima e la ventesima posizione. Poi anche lì vedremo quale sarà la scelta e quale pagherà di più. Mi sembra comunque che abbia fatto un'ottima regata Giancarlo, e comunque insieme a un gruppo di ottimi navigatori con barche tendenzialmente più nuove. No, credo che Giancarlo sia contento della regata che ha No, fatto. no, no, lo è senz'altro, come dire, d'altronde, insomma, c'è una tassa da pagare avendo una barca praticamente di 2 generazioni fa, ma indubbiamente sta facendo il meglio che può, peraltro sentivo, insomma, leggevo, lo ascoltavo, con una barca che è stata molto modificata, sulla cui messa a punto stanno ancora lavorando, diciamo, guardando al Vendée. Eh sì, no, vabbè, poi non si smette mai. Poi non so bene quali sono i piani in testa da Giancarlo per Prismian, che modifiche imporrà in piano di fare, però sicuro che Però insomma, avrà qualche. hanno già modificato tanto, fogli nuovi, prua rifatta, più scao. Come sono le barche di nuova generazione, insomma. Poi al Vendée dopo conta anche, diciamo, l'esperienza, e lui, avendolo già fatto, ne ha in abbondanza. Sì, sicuramente, esatto. No, spero che questo giro possa esprimere il massimo. Certo. Senti, ho detto in introduzione, dobbiamo anche celebrare la vittoria nella Mini Transat di questo giovane navigatore romagnolo, Luca Rossetti, nella Certo, classe. Luca, Ho grandissimo. visto che avete fatto. Tutti hanno fatto delle storie di complimenti, perché l'hai fatta tu, l'ha fatta Bogi, l'ha fatta da bordo di Maserati. Perché insomma, in un mondo dove da sempre i francesi sono padroni, gli italiani si fanno sempre più notare, anche perché poi lui aveva fatto una buona prima parte della prima tappa. Ricordiamo, la Mini Transat si fa su una regata in solitario, barche di 6 metri e mezzo,
parte dalla Francia, fa una sosta alle Canarie e poi riparte verso la Martinica. Aveva, diciamo, perso un po' di strada nell'ultimo pezzo della prima tappa, ma aveva un ritardo di 15 ore, che insomma non è che sia proprio poche, e invece è riuscito a recuperare, ha fatto una traversata dalle Canarie alla Martinica pazzesca. Sì, Luca, la prima tappa purtroppo non ha avuto tanta fortuna, la prima tappa è stata molto complicata da scelte difficili. Lo erano per sicuramente per me, che ero qui a terra con informazioni meteo di un certo tipo, non so immaginare lì, cioè immagino bene lì quanto complicata e nascosta poteva essere la situazione. E lì purtroppo, insomma, a Luca gli è andata male, cioè, c'erano due opzioni, un po' 50-50, e sembrava anzi che poteva essere la scelta migliore, e no, non ha funzionato. Quindi si è preso queste 15 ore in testa, e, però poi sulla seconda tappa, mazza, grande Luca, ha camminato come un razzo, ha navigato molto bene, e se ne è portata a casa più di 15 ore, cos'è che è? Fatto almeno 18, no? Sì, adesso non mi ricordo, il numero esatto non me lo ricordo, però insomma si può dire che abbia veramente stravinto proprio per il recupero che ha dovuto fare. Ma tra l'altro, avendo vinto nella categoria di serie, Ambrogio aveva vinto nei proto, come dire, la barca fa no. Meno la... Ambrogio aveva vinto anche lui con le serie. Ambrogio no, ha vinto nei serie. Nei serie. E sei tu che hai vinto? Col Pogo 3. Sì. No, io c'ero, il Vector avevo. Comunque in serie. Ricordavo male. Quindi, insomma, la qualità sta tutta nel manico, come si dice. Beh... Sì, cioè, non so cosa vuoi dire, ma... Ci sono tante, siccome un prototipo puoi anche avere la barca migliore, e lì gareggi contro tante barche, molte delle quali sono uguali alla tua. Sì, certo, però non è così semplice, cioè, nel senso, non è che tutte le barche sono uguali, eccetera. Cioè, certo, lui aveva scelto la barca, una delle più veloci della flotta, il Maxi, che... Conto un'ottima barca, però poi farla andare anche bisogna ottimizzare, scegliere le vele giù, cioè sono tante scelte che ti chiedo apposta per poi per una gestione del progetto che sia vincente, no? Quindi mi sembra che Luca si sia mosso bene su tutto, io l'ho seguito soltanto a lontano il suo progetto. Mentre lui era in Francia, io ero in Italia, certo. Mentre arrivavo in Francia lui partiva per la Mini, quindi non ci sono, però no, mi sembra che sia mosso benissimo e l'ha dimostrato in mare, e grandissimo. Invece in proto ha vinto i francesi, questa volta stanno a casa senza cena, ha vinto l'uruguaiano Fede Waxman e secondo Carlos Manera, lo spagnolo, due amici miei che hanno fatto la Mini nel 2021, Fede sempre in serie con me e anche, certo. Anche Carlos, tutti e due. Bene, quindi insomma... E sono partito per la seconda Mini. Sei particolarmente contento del risultato nel suo complesso, insomma, oltre che quello di Luca? Per loro, perché comunque hanno come dire, sputato sangue per questa seconda Mini e ce l'hanno messa tutta, e sono contento che il loro impegno
abbia portato i frutti che si meritavano, ecco. Quindi no, no, sono contento. Poi non ce l'ho particolarmente né con i francesi né con, cioè, mi fa piacere che sia una ragazza che sta diventando sempre più internazionale, che quindi Assolutamente ci sì, siano figure un po' assolutamente. da tutto il mondo che dimostrano che sono sport fantastico. Adesso tu mi insegni che per Luca Rossetti arriva il momento, come dire, più difficile, perché insomma, fare il salto di qualità dal mini non è proprio semplicissimo, però magari in una prossima regata di coppia potremmo avere una coppia tutta italiana. Ah, forse sì, perché no, assolutamente. Adesso sicuramente Luca, quello che passerà dopo questa regata qui, inizierà a breve, avrà la depressione post-transat, che adesso lo accompagnerà per un po' di mesi, si sentirà perso su cosa fare nella propria vita, e poi pian pianino si ricentrerà, troverà il suo percorso, che poi sicuro che si incrocerà con il mio più volte nei prossimi anni. Certo, beh, insomma, veramente per la vela d'altura oceanica italiana è un momento assolutamente, assolutamente magico. Insomma, abbiamo quattro Class 40, abbiamo vinto la Mini, abbiamo un partecipante al Vendée Globe, qualcosa che una volta era impensabile. Insomma, una volta era impensabile. Vai, non eri quasi neanche nato, ma negli anni, anzi non eri nato sicuramente, negli anni 70 e inizio 80 era impensabile che facessimo la Coppa America, no? Che avremmo avuto dei velisti su barche americane piuttosto o dei tecnici. Veramente questo sport in Italia è cambiato tantissimo. Eh sì, no, sicuramente. E ce n'è ancora il tra. Ci Sarebbe bello manca. vedere qualche su un progetto di Mocca, su un progetto multi-50. Sarebbero male. No, no, beh, poi insomma ci resta sempre un po' qua quella possibilità del giro del mondo, insomma, il quale, diciamo, come regata ha i suoi problemi, perché insomma ha perso forse un po' anche dello smalto, dell'interesse, perché sono pochi partecipanti di quando era la WIPRED, la Volvo Ocean Race. Però, insomma, adesso le persone, i velisti, i marinai, ci sono. Bisognerebbe trovare appunto lo sponsor e la barca. Ah, sì, velisti, marinai, cioè, credo che ci siano sempre stati in Italia. Il problema è che non c'erano barche, non c'erano sponsor, e non c'era la credenza del potercelo fare, no? Cosa che Certo, poi questo è pian giusto. pianino in questi anni si è cresciuta un po' tutto quanto. Certo. Quindi no, dai, speriamo meglio per il futuro. Assolutamente sì. Va bene, senti, Albi, grazie. Ancora fatti forza, la gamba guarirà. Diciamo che questo ultimo periodo, purtroppo per acrobatica, non è stato un periodo fortunatissimo, perché cioè, prima del tuo incidente è No. scomparso il fondatore, che tu hai ricordato più volte prima della partenza. Cambiamo, diciamo, vediamo di voltare pagina. Eh sì, Va sì. bene. Oh, Niente. dai. Speriamo Grazie. l'anno prossimo un po' più solare. Assolutamente sì. Tanti auguri comunque, grazie mille.